fatto una grossa sciocchezza. Oh, ma ogni volta che fai una sciocchezza me la vuoi raccontare, fai bene impiantare un telefono, va. Mio padre amava il cibo e sarebbe stata una buona forchetta, ma era solo una buona forchetta virtuale, perché aveva tanti di quei problemi, e lo stomaco e il fegato. Però gli piaceva molto vedere gli altri che mangiavano, ecco, trovarsi a tavola con gli amici, con la famiglia. Diceva che chiacchierando si digerisce meglio, e soprattutto chiacchierando non di lavoro, non, lui odiava i pranzi o le cene di lavoro. Era attaccato alle tradizioni e attaccato alle cose genuine, tanto è vero che aveva fatto il famoso pollaio irrazionale e dove, facendo i conti, venivano a costare più del caviale. Erano talmente liberi che i polli avevano una carne molto soda, troppo soda forse, tant'è vero che noi raccomandavamo ai clienti, quando gli servivamo il pollo arrosto, prima di venire qui, di farsi arrotare i denti. Io ricordo quando abbiamo aperto questo ristorante e aveva il tavolo riservato mio babbo sempre, ed era proprio in questo angolo vicino al forno del pane, e si sedeva con mia mamma e diceva: finalmente posso mangiare bene. Lui teneva moltissimo alla produzione del pane casalingo, quindi si era premurato di trovare un vecchio frumento semiduro che si chiama Gentil Rosso, lo aveva fatto seminare da un nostro mezzadro senza concimi chimici. Il pane veniva cotto in un forno a legna e facevamo in modo che il portello del forno venisse aperto quando arrivavano i primi clienti del ristorante ed erano accolti con il profumo del pane. Io ricordo l'incubo della cicciolata. Mio padre amava moltissimo questo salume povero. Una volta ha avuto la debolezza di dire a mia madre che voleva la cicciolata, e mia madre era fatta così, per 4-5 giorni si è dimenticata di comprargli un etto di cicciolata, finché mio padre ha incaricato un suo amico di ammazzare un maiale e mettere tutto quello possibile e immaginabile dentro nella cicciolata, ed è stato un blocco di circa 25 kg e l'ha portata a casa, ha chiesto una fetta di cicciolata e mia madre, che non aveva visto questo blocco, ha detto: uffa, tutti i giorni cicciolata, non si può cambiare e mangiare qualcos'altro. Lui ha detto: non preoccuparti, ci penso io. E io e mia sorella siamo andati in cucina e abbiamo portato il blocco della cicciolata sul tavolo. Per mia madre è stata un'offesa terribile, tant'è vero che ha obbligato mio padre a mangiarla tutta lui. È durato circa 2 mesi. Mio padre ha cercato di coinvolgere il gatto, cercando di fargli mangiare il gatto, ma non ci è riuscito perché il gatto aveva paura di toccare, di mangiare la cicciolata del suo padrone.